salgono tutti nell'area di Buffon, i giocatori di Ancelotti. Dalla bandierina va Rivaldo, che appoggia all'indietro per Pirlo, ha il tempo di controllare, escono però in due su di lui, gli rubano il pallone, non c'è fallo, parte il contropiede della Juventus orchestrato da Del Piero, al suo fianco corre Nedved, c'è anche Thuram, arriva in area Thuram, palla sul destro, rete Thuram, la rapidità della Juventus con cui è uscita dall'azione di calcio d'angolo del Milan e Lilian Thuram, come fece in una semifinale mondiale al Parco dei Principi, un gol straordinario. Quando la Juventus decide di fare a meno di Zinedine Zidane, i soldi guadagnati dalla cessione del campione francese al Real Madrid vengono utilizzati per prelevare quanto di meglio propone il campionato italiano. Pavel Nedved dalla Lazio, Gigi Buffon e Lilian Thuram dal Parma. Un'operazione di riorganizzazione complessiva della squadra che porta la Juventus a vincere 4 scudetti in 5 anni e che si può considerare pienamente riuscita in tutti i componenti. Perché anche Thuram, che resta in bianconero fino al 2006, è un campione vero, un difensore di grandissimo valore, impiegabile sia come centrale che in qualità di terzino destro. Lilian arriva alla Juventus forte di una grande esperienza nel campionato italiano, dove ha iniziato a giocare nel 1996. Il suo massimo estimatore è Carletto Ancelotti, ed è proprio lui a caldeggiarne l'acquisto, conoscendone perfettamente le caratteristiche, avendole testate a Parma. In quell'estate di grandi rivoluzioni, Thuram non incrocia il mister, perché in casa Juve si è deciso di puntare nuovamente su Marcello Lippi. L'allenatore viareggino lo preferisce esterno di fascia. Del resto è in quella posizione che il francese è diventato campione del mondo nel 1998, segnando anche una memorabile doppietta nella semifinale con la Croazia. Lilian preferirebbe giocare centrale, ma si adatta agli ordini e in Brescia Juventus, gara vinta dai bianconeri per 4-0, sfodera una prestazione magistrale. È l'inizio di un cammino a velocità supersonica che gli permette di ottenere le maggiori soddisfazioni della sua carriera in un'età nella quale non pochi colleghi pensano già al momento dell'addio al calcio. A leve lunghissime, una lucida capacità di leggere in anticipo le situazioni, la tranquillità in ogni giocata. Non sembra mai in affanno e ha un'autorevolezza che intimidisce gli avversari. Anche perché tecnicamente è sopraffino, ha proprietà di palleggio che gli consentono di uscire dalla difesa palla al piede sfoderando grandissima sicurezza. In progressione può diventare imprendibile. Sono tante le partite capolavoro di Thuram, tanto con Marcello Lippi quanto con Capello, che lo considerano un elemento inamovibile, come si evidenzia dal conteggio totale delle presenze in bianconero, 204 in 5 anni, numeri da fedelissimo. La sua gara capolavoro è Juventus-Milan del 2002-2003, l'anno nel quale la Juve vince Scudetto, Supercoppa italiana e accede alla finale di Champions League. È anche la sera del suo unico gol in maglia bianconera. Una ripartenza da manuale che lui finalizza con un diagonale vincente e festeggia con un'esultanza mai vista prima, degna del momento speciale che sta vivendo.